There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Bye. C'è Red Vanity, siamo qui con Nicolas. Qual è il tuo rapporto con la moda? Domanda che potrebbe impiegare ore e ore e ore nella sua risposta. Un rapporto normale, sano. Non sono fashion victim, non sono ossessionato, ma ci sto attento, mi piace. Allo stesso tempo non ne sono vittima, ma sono un ricercatore. Mi piacciono le cose che credo mi stiano bene e non quelle che stanno bene agli altri. Quello è il vero problema della moda. Uno guarda sempre un modello o un attore vestito in un certo modo e dice wow, che figo, poi se ne mette, me ne metto io, guardi lo specchio e dici non è proprio lo stesso effetto. Mi piacciono le cose semplici, pochi colori, sono un amante del nero, del grigio e non più del bianco, però nero e grigio fondamentalmente sì, va bene su tutto. Utilizzi siti e-commerce per acquistare abbigliamento? No. No, per una questione prettamente pratica, devo provarle le cose. E sempre in virtù del discorso iniziale, per cui le vedi addosso a un modello, certe cose sembrano bellissime, poi te le metti tu e l'effetto non è lo stesso. Quindi mi piace il processo, andare a cercare le cose, vedere come stanno, far finta di essere in quel momento un personaggio con una giacca elegante. Cioè il gusto di mettersi addosso qualcosa, di provarla, di farsi fare farsi dare un commento da chi è insieme a te, di vedere che effetto hai poi sul pubblico e non secondo la tua immaginazione. E quindi no, magari compro degli oggetti su internet, ma non dei capi di abbigliamento, quello no. Sì, l'ho conosciuto personalmente oggi, anche se l'avevo sentito parlare, avevo visto delle cose, tra cui questa giacca. Grazie a Dio mi sta come starebbe a Tom Cruise in Top Gun, quindi a un certo punto di vista, anzi forse mi sta pure meglio.